Bene, ciao a tutti. Allora, porto via un po' di tempo perché è già qualche periodo in cui mi viene richieste motivazioni per quanto riguarda le sostituzioni delle macchine. Visto che tutto il mondo è paese, immagino di abbracciare un po' il pensiero di tante persone che come me si trovano ad aver effettuato la sostituzione della propria autovettura. E tutto il paese ne abbia di ogni, dal parente che è morto e ha lasciato l'eredità, alle vincite milionarie, al Superenalotto, a trattative di stampo mafioso e chi più ne ha più ne mette. Detto questo, per andare incontro a queste persone, ho ritenuto di fare alcuni punti per darvi modo, nel momento in cui andrete a sostituire la macchina, di avere il consenso più grande possibile. Mi spiego meglio, questo modulo andrà fatto girare all'interno dei paesi e avrà bisogno della vidimazione da parte di tutti i vostri compaesani, quindi lo potete lasciare nella cassetta delle poste oppure far girare quei simpatici ragazzi in bicicletta che tutti i giorni, nonostante la casella della posta piena bombata, vi lasciano 35 milioni di promozioni che vanno dal gigante al Tosano a Martinelli a chiunque. Allora, come si sviluppa questo modulo? Ragiona per punti, i punti sono 6. Primo punto da sviscerare è chi paga? Quindi a questa domanda sono state date diverse possibilità di risposta. Andiamo a vederle insieme. Allora, la prima è i genitori. Quindi qui i compaesani dovranno indicare se l'autovettura o il mezzo che verrà comprato verrà pagato dai vostri genitori. Se dovrete essere voi a pagarlo, quindi tu, se una finanziaria la banca, quindi una finanziaria bancaria, se dovrà essere acquistata in leasing, a noleggio, oppure, e non voglio trascurare questa possibilità per i più facoltosi, io, ecco, barrando questo quadratino, il compaesano riterrà che utilizzerà il proprio conto corrente per pagare la vostra macchina. Saranno poche le adesioni, ma magari ci saranno. Il secondo punto è che tipo di mezzo dovrò acquistare? Questo sono sempre i compaesani che lo decidono, non voi, a voi non spetta niente. Moto. Vedete che ho lasciato dei puntini perché bisogna indicare il genere di moto, che va dallo scooter al Tenere della Pec Perego, quindi a batteria, eccetera, eccetera. Auto. Barrando auto ci sono diverse possibilità sul fianco. Dovete acquistare una supercar, un SUV, un monovolume, una microcar oppure normale per esseri umani. Ecco, nella normale per esseri umani si può indicare sotto a che tipo di macchina si allude. Terzo punto, colore. Che colore dovrà essere il mezzo che andrete ad acquistare? Bianca. Tutti gli altri, indicare il codice RAL del mezzo che andrà acquistato. Quindi i vostri compaesani dovranno dire il codice colore che riguarderà la carrozzeria del vostro automezzo. Qui sotto c'è lo spazio per indicare il RAL su questi puntini qua. Poi c'è la voce optional, quindi che optional dovrà avere il vostro automezzo. Se deve avere il clima. La tipologia dei fari, ecco, nella tipologia dei fari il vostro compaesano dovrà indicare quanti, in che posizione devono essere installati la tipologia, quindi per esempio io voglio che sul fronte della macchina ci sia un solo faro e sia a LED per esempio e sul retro invece voglio tre candele posizionate nella parte centrale, va tutto indicato nella parte sottostante. Poi la tipologia motoristica relativa al cambio. Ho indicato volutamente con leva del cambio e senza leva del cambio. Per quale motivo? Perché se avessi messo manuale o automatica ci sarebbero incorsi dei grossi problemi, perché di automatici ce ne sono 22 miliardi di tipi che funzionano diversamente e avreste scontentato tutti. Quindi qui il vostro compaesano dovrà indicare se vuole che ci sia la leva del cambio o no. Nel caso in cui non ci sia, questa sarà una delle poche libertà che spetteranno a voi, quindi potrete decidere il tipo di cambio automatico che andrete ad acquistare sulla vettura in base alle possibilità. Interni.
In termini schifosi, quindi gli interni della vostra autovettura dovranno essere di materiale scadente e deteriorabile a vista d'occhio, solo a guardarlo si rovina. Interni vivibili, quindi entro all'interno della macchina e non mi ammalo, mentre nel primo c'è anche questo rischio. Interni prestigiosi, quindi si troveranno delle lavorazioni in oro e radica. Con tutte artigianali chiaramente, con un budget di spesa che si aggira solo per gli interni dai 20-30 mila euro in su, altrimenti si passa agli altri punti. Poi chi avrà bisogno lascerò il mio numero perché ogni compaesano, ogni persona che dovesse avere dei dubbi può benissimo rivolgersi a me e darò tutte le spiegazioni del caso. Viene lasciato uno spazio libero per gli optional perché ci sarebbero i cerchi, il cruise control, tante cose che sulle macchine moderne ci sono, ma ovviamente ognuno potrà dire la sua. Quindi in questo punto, in questo spazio libero che è di 3-4 righe, come potete vedere, indicare altre cazzate necessarie per voi. Quindi qui ci sarà lo spazio per dire che cosa dovrà avere la vostra autovettura. Il punto 5 è l'alimentazione. Quindi la vostra macchina potrà essere a benzina, a diesel, gasolio, quindi Duracell significa tutte quelle elettriche. È anche vegan perché ovviamente bisogna essere al passo con i tempi, quindi quei chi magna tarchè, li pianti, che cascasò da parlor, mia inimai, eccetera, eccetera. Adesso faranno delle macchine apposta anche per loro che cadono autonomamente dalle piante quando mature. Unpodding short, questa è per dare la possibilità anche a quelli con più anni di capire che cosa alludo, cioè sono le macchine ibride che hanno un po' delle altre tecnologie disparate, ok? Vedete che ci sono ovviamente i quadratini, va data la preferenza in uno o nell'altro. L'ultimo punto è la tolleranza nei tempi di consegna, perché spesso quando arriva la macchina nuova a qualcuno, tra tutte le altre fole che si inventano è: ma doveva arrivare prima, ma quando arriverà, ma ho sentito che gli arriva domani, ma com'è la claghemia rioada, ma perché e per come. Quindi qui le altre persone avranno la possibilità di indicare entro quanto tempo la macchina dovrà arrivarvi. Ragionevolmente, ecco, le tempistiche sono 1 minuto dopo la conferma, quindi se vi avevano previsto 30 giorni, la tolleranza è 30 giorni e 1 minuto. 2 ore, 1 giorno, ve la tenete voi. Ecco, nel caso in cui si sfori di 1 giorno dai tempi di consegna, la macchina dovrà essere resa alla concessionaria. Quindi vedete che questo modulo, che adesso è stato scritto a mano in qualche maniera, dovrà essere un po' formalizzato e poi sarà a disposizione di chiunque voi. Tutto questo mio intervento per dire che se una persona utilizza propri mezzi per raggiungere un fine, che sia l'acquisto di una casa, un maglione, una cena fuori, una vacanza, un'autovettura, qualsiasi cosa, finché non va in prestito da nessuno degli altri a cui deve rendere dei soldi, credo che abbia la legittima facoltà di fare quel cagnaoia, come si dice in dialetto. Quindi io sono stufo di sentire, ma parlo anche per amici e per tanti altri di voi, sono sicuro che almeno ognuno di voi una volta nella propria vita ci sia cascato dentro in questa cosa. Quando tutti parlano e fanno gli affari degli altri, ne avrebbero sufficienza di guardare all'interno delle proprie mura, cosa impossibile perché si vive per i cazzi altrui. Però dato che alla fine anche sapere chi l'abbia preso o meno, con che mezzi o meno, a me personalmente non cambia niente, quindi se uno gira con 3 Ferrari e le prende dalla sera alla mattina, ho solo che piacere per lui. Se tutti facessero un po' più di autocritica e guardassero un po' di più se stessi, probabilmente, ma l'azzardo, le cose andrebbero meglio. Ci sarebbero meno vite sui social e più vite reali, cose che mancano, perché oramai purtroppo i cervelli che ci sono in giro che fanno di questi appunti sono cervelli social. E non sono più cervelli pensanti. Per cui prendete quello che ne avete voglia, fate tutte le vostre considerazioni, io sarò sempre dalla vostra. Chi avrà bisogno di questi moduli per avere il consenso del paese e poi, ovviamente, raccogliendosi farà lo spoglio, si farà il conteggio. 2000 proposte mandate, perché tanti sono i compaesani, 2000 proposte e risposte saranno pervenute, si fa una stima in base al quantitativo di ogni risposta si andrà per maggioranza. Tutte le risposte non pervenute non permetteranno la possibilità di lamentarsi. Quindi, se io arriverò con una macchina bianca, un SUV bianco, a girare per il paese e
uno non ha risposto, non avrà la possibilità di dire: ah, ma sarebbe stato meglio che avesse preso qualcosa o quant'altro, perché verrà querelato. Quindi mi raccomando, tutti voi che avrete necessità di fare un acquisto di qualsiasi genere per quanto riguarda un automezzo, ma questi moduli poi ne preparerò per abbigliamento, cene, vacanze, finché ne volete. Mi raccomando, nella cassetta della posta di ogni vostro compaesano o conoscente, infilatelo dentro e richiedete la risposta. Solo una volta che avrete l'assegnazione da parte di tutti, allora andrete per maggioranza e l'acquisto dovrà essere fatto pari pari con quello che sarà saltato fuori. Mi raccomando di non sgarrare, perché chiunque degli interpellati potrà chiedere la verifica e lo spoglio delle buste che saranno rientrate. Cosa posso dirvi? Io cerco sempre di strappare un sorriso a tutti e di capire a tutti, perché il mondo è bello perché è vario, però adesso di vario c'è poco, c'è molto di avariato. Non so che beneficio abbiano le persone nel rompere i coglioni alle altre e a non farsi gli affari propri, ma probabilmente vivono bene per questo, perché ne hanno così tanti tra le proprie mura di casa che devono farsi gli affari degli altri. Se si imparasse a volersi un po' più bene, prima ognuno per se stesso e poi anche con gli altri, magari le cose andrebbero meglio. Io ci provo più te, faccio quello che posso, sono un essere umano, non sono di sicuro un immortale, sono solo da un'altra parte, però veramente a somme smale. Torno domani con l'appuntamento delle mie barzellette, spero di avervi strappato un sorriso. Ovviamente chi mi conosce sa che è tutto fatto in chiave ironica, chi la prende sul personale avrà la coda di paglia. Me ne farò una ragione, come me la sono sempre fatta, anche perché sto in piazza di un paese, quindi se cambio le mutande 3 volte al giorno lo sanno prima, forse al bar, che non io che me lo sto facendo. Non so che cosa dirvi. Buona domenica, speriamo che il tempo tenga botta, e chi dovesse avere bisogno di informazioni, ovviamente sono sempre a vostra disposizione. Ciao a tutti!